Ho qui l'onore di annunciarvi in anteprima assoluta il programma dell'anno accademico 2022-2023 della Libera Università della Terza Età o della Libera Età abruzzese. Si alterneranno e succederanno sulle cattedre della nostra università fantastici conferenzieri, eccezionali interpreti della cultura nazionale e internazionale e collaboratori insigni. Ringrazio per questo il mio staff e i giovanissimi collaboratori che mi consentono di esplicarvi questo bellissimo programma. Dottor Fernando Gueritti, medico aggiunto presso l'ambulatorio dell'Istituto Case di Riposo Associate Madonna della Catena di Sant'Antonio, importanza del nodo al fazzoletto come terapia di pronto soccorso contro la demenza senile precoce. Professor Giacomo Crocitti, psicologo e insegnante di sostegno presso la Scuola Superiore Acconciatori Unisex. La tintura per capelli come scongiuro contro l'angoscia della morte. Professor Plinio Silvestre, folclorista, etnomusicologo, autodidatta e fondatore unico del coro L'Icardille della Maielle. Analisi dei canti popolari abruzzesi quando la fiamme faceva le sagne, ovvero l'avvento della pasta precotta come causa del zitellaggio. Professoressa Pia Luisa Tenerelli, insegnante di aerobica secondo il metodo Jane Fonda, il ballo liscio come prevenzione all'osteoporosi. Festa della mamma, Abruzzo me, zibaldone di canti popolari abruzzesi a cura del coro folcloristico L'Icardille della Maielle. Ingegner Paolo Imerio Durini, laureato alla Gabriele D'Annunzio con una tesi di gruppo su l'airbag di serie nelle carrozzelle a motore dei portatori di handicap, è responsabile comunale del settore cimitero, lampade votive, fuochi fatui. Elementi tecnico-economici nella scelta delle pietre tombali. Professoressa Elvira Traversi Gelli, insegnante del piffero in una importante scuola elementare dell'Alto Vastese. Breve storia degli strumenti musicali abruzzesi, licenziosità dell'uso del dubbot nelle serenate dei contadini della zona vestina. Dottoressa Elianna Sperini Parsi, sociologa d'assalto e fondatrice della Gazzetta Geriatrica. Analisi psicodepressiva del 3-7 col morto nelle attività ricreative dei centri geriatrici d'Abruzzo. Gita turistica a Sulmona, visita guidata in Santa Maria della Tomba, a cura del professor Camillo Garrufo, esperto autodidatta di storia dell'arte abruzzese. Pranzo al sacco e degustazione dei confetti peligni. Professoressa Francesca Giovetti D'Incecco, pedagoga impiegata part-time presso l'importante assessorato comunale alla cultura. Limiti di aggregazione sociale della tombola sotto il periodo pasquale. Dottor Rino Parca, medico aggiunto presso l'ospedale parificato San Rocco e il Cane. Importanza dell'ombrellone nei soggiorni geriatrici estivi. Professor Michele Colazito,
dietologo a tempo pieno presso la Regione Abruzzo, settore finanza e patrimonio, importanza del bicarbonato nelle cene conviviali di fine corso Unitre. Grazie, grazie per l'attenzione e speriamo di vedervi numerosi!